Grazie Presidente, vorrei leggere all'Aula insomma, e a lei Presidente il comma 5 dell'attuale articolo 39, perché visto che si è detto, insomma, o meglio così ho capito che no, c'è la necessità di avere un immediato accesso da parte degli amministratori capitolini, e questo immediato accesso finalmente trova forma e sostanza nel comma 5 dell'articolo 39, che dice: per le finalità di cui il comma 1 gli amministratori possono avere accesso diretto al sistema informatico di gestione documentale di Roma Capitale, nonché ad altri eventuali applicativi mediante la creazione di opportune credenziali di accesso e di adeguati profili autorizzativi. Io credo che questa norma sia sacrosanta, perché consente finalmente agli amministratori di accedere direttamente senza dover passare appunto anche attraverso l'attività che devono fare gli uffici, perché è ovvio che l'accesso agli atti da parte dei consiglieri è un diritto e tra l'altro non può essere in alcun modo limitato, né un regolamento può limitarlo, perché c'è la legge nazionale che lo consente. Quindi da questo punto di vista sgombriamo proprio il campo da qualunque tipo di problema, ma addirittura all'interno del regolamento dell'ente Roma Capitale, come già in altri regolamenti, è stata rafforzata l'opportunità per i consiglieri capitolini di accedere, per gli amministratori di accedere attraverso il sistema informatico. In questo modo si avrà quindi l'opportunità di raggiungere quell'obiettivo che prima veniva rappresentato anche dall'opposizione, però già fa parte di questo regolamento il rafforzamento degli strumenti e del diritto di accesso da parte degli amministratori capitolini. Quindi onestamente voteremo contrari a questo emendamento. Grazie.